Da oggi in realtà nel reparto di terapia intensiva neonatologia dell'ospedale di Pescara una stanza dedicata ai genitori dei piccoli degenti, dottoressa. È una realtà di cui dobbiamo ringraziare il coro gospel Newport Singer che ci ha donato gli arredi di questa stanza che, come potete vedere, è diventata accogliente e funzionale. Questa stanza per noi riveste, ha un ruolo molto importante, è la stanza dove i genitori si spogliano per entrare in reparto carichi di ansia, paura, a volte anche di gioia perché il loro percorso è al termine, e renderla così accogliente per noi è veramente un successo. Ringraziamo veramente di cuore questa associazione di canto che ha donato, tramite la loro passione, appunto il canto, ha donato una parte di sé, ha donato tempo prezioso che nella nostra società in questo momento non è assolutamente scontato, e quindi non posso che ringraziarli per questo dono, per questa stanza che per noi è un pochino il fulcro, è l'inizio di un percorso. Qui i genitori, ripeto, vivono momenti buoni, momenti meno buoni. Presidente, grazie anche e soprattutto alla vostra associazione che oggi c'è questa camera dei genitori nel reparto di neonatologia, un bel gesto dal valore significativo ma non solo. Allora, la nostra associazione nasce proprio come un gruppo che attraverso il canto gospel, che poi gospel è Vangelo, quindi amore, si ripromette di portare qualcosa di buono dove ce n'è bisogno. Quindi ogni anno in questo progetto del cuore, che è questo concerto, che è un progetto che nasce dal cuore e torna al cuore, facciamo qualcosa in genere per i reparti dove ci sono bambini, perché era uno dei desideri del precedente presidente che non c'è più. E quest'anno abbiamo pensato di aiutare questo reparto perché questa stanza è fondamentale. Genitori che aspettano per mesi l'arrivo di un bimbo e poi le loro aspettative non sono proprio come le avrebbero volute, perché magari ci sono delle paure, delle ansie, hanno bisogno di un luogo in cui ricostruire la loro unità familiare, la loro intimità. È un posto colorato, secondo me, secondo noi, riesce a combattere un po' il grigiore della paura e dell'ansia della malattia o dell'incertezza del futuro del bambino.